Io direi di cominciare subito e presentiamo ovviamente Loredana Lipperini, che è la nostra amica. Ormai gli abbiamo fatto fare un tour de force, ha fatto tantissimi incontri per noi e ovviamente abbiamo una delle finaliste del premio Strega, Rosella Postorino. La invitiamo sul palcoscenico. Ci sentiamo dopo. Buongiorno, ben ritrovati. È veramente un onore e un piacere, perché io sono quella che ricorda le cose. Eravamo qui nel 2018, quindi oso dire che Macerata Racconta abbia porti un po' di fortuna. Vi sentite? Ecco, lo so, ci sono dei microfoni antipatici. Spero che Macerata Racconta continui a portare fortuna a Rosella Postorino, facendo tutti gli scongiuri del caso, perché nel 2018 era qui per raccontare Le assaggiatrici, che poi ha vinto il premio Campiello e che è stato uno di quei libri, e questo non avviene spesso in Italia, di lungo e consolidato successo. Cioè un libro amatissimo che continua a essere letto, fatelo se non l'avete ancora fatto, e che ha lasciato un segno. Oggi raccontiamo Mi limitavo ad amare te, che esce per Feltrinelli, come è stato detto. Ritroverete Rosella oggi alle 17.30 al Cinema Italia, perché è con i 12 finalisti del Premio Strega 2023 ed è un libro che somiglia alle assaggiatrici, insieme se ne discosta profondamente. In cosa somiglia? L'attenzione di Rosella Postorino per la storia. Questo non è propriamente un romanzo storico e lo vedremo, ma è un romanzo che guarda alla storia e ce la riporta. In questo caso una storia incredibilmente dimenticata, come la lunga guerra nei Balcani, che è uscita dalla nostra memoria in fondo, anche se è così vicina, anche se era appena l'altro ieri. Ci sono però dentro tutti i suoi temi, perché questa storia viene raccontata attraverso gli occhi di tre bambini, poi adolescenti, poi giovani persone, che si trovano nel mezzo di quella guerra. E quindi è una storia che ancora una volta racconta attraverso i corpi, attraverso le mancanze individuali, quelli che sono le nostre grandi ferite. Allora, io però comincio subito e non voglio sottrarre tempo alle parole di Rosella, perché io vorrei partire proprio dalla materia narrativa che tu hai scelto. Non facile, non prevedibile, meno male, che è appunto la guerra dei Balcani. È una guerra, appunto, come detto, che ci ha toccato molto da vicino, eppure tu tante volte, perché ormai Rosella e io siamo un po' un format, cioè nel senso che è la terza volta che con grande gioia io presento Mi limitavo ad amare te, e ci siamo dette più volte che è sorprendente che venga detto la guerra attuale, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è stata definita la prima guerra che arriva in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, saltando completamente quello che è avvenuto negli anni 90. Allora partiamo da qui. Perché quella guerra? Buongiorno e grazie. Sono anch'io molto contenta di essere di nuovo a Macerata e di essere di nuovo con Loredana per la terza volta, più Fahrenheit, quindi quarta, che conversiamo su questo libro. Allora, intanto il punto è questo: io non parto mai da un tema. Cioè, anche quando ho scritto Le assaggiatrici, non è che mi sono detta adesso vorrei scrivere un libro ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Io ho incontrato una storia, che era la storia di una donna che faceva l'assaggiatrice per Hitler. E questa cosa mi aveva colpito perché in quella sua condizione io vedevo una possibilità di scivolamento nella colpa in maniera del tutto incidentale, che può riguardare tutti gli esseri umani. Cioè, questa donna diventava complice del regime nazista perché ne era vittima inizialmente, ed era quella cosa lì a interessarmi, e su quella cosa lì poi io ho costruito tutto il romanzo con tutta la ricostruzione storica necessaria, che quindi è diventato anche un romanzo che parla del nazismo, della Seconda Guerra Mondiale. Ma
Il mio interesse è molto puntuale e preciso e ha sempre a che fare con una condizione umana. Anche in questo caso è successo questo, cioè così come per le assaggiatrici, io avevo letto un articolo che era un'intervista a Margot Wöhl, che l'ultima assaggiatrice Hitler era ancora in vita, in questo caso io ho letto un articolo su Osservatorio Balcani e Caucaso, che è una testata online che si occupa di Europa dell'Est, non so come ci sono capitata anche in questo caso, ma questo articolo parlava dei bambini che nel luglio del 1992 da Sarajevo erano stati portati in Italia per salvarsi dalle bombe. Che cos'è che mi aveva colpito di questa storia? Il fatto che la maggioranza di questi bambini, alcuni bambini erano bambini con delle famiglie che sono stati messi sul pullman per arrivare fino a Milano, con i genitori che dicevano va bene, ma tanto la guerra durerà pochi mesi, ci vediamo alla fine dell'estate. In realtà la guerra, come sapete, non è durata pochi mesi, però erano dei bambini che avevano delle famiglie. Altri, la maggioranza di questi bambini, erano bambini che venivano dall'orfanotrofio, quindi bambini che avevano già subito uno strappo dalla propria famiglia, e la partenza per l'Italia è stato un ulteriore strappo. Ma anche se questi bambini stavano in orfanotrofio, non erano orfani tecnicamente, nel senso che molti di loro avevano rapporti con i genitori andavano a trovarli regolarmente all'orfanotrofio, li avevano lasciati lì perché non potevano occuparsi di loro economicamente, psicologicamente, però andavano a trovarli, almeno fino alla guerra. Dalla guerra in poi questo è diventato più difficile, ma soprattutto è stato impossibile avvertire questi genitori. E quindi è successo che i bambini sono partiti senza che i genitori lo sapessero. I bambini sono rimasti in Italia per tutto il tempo della guerra e anche oltre, perché questi sono diventati adulti in Italia, senza sapere se i loro genitori erano ancora vivi o fossero stati ammazzati dalla guerra, dalle bombe. Così come questi genitori non hanno più saputo nulla di questi figli. Per tantissimi anni ho parlato con delle persone, perché io ho cercato questi ragazzi che adesso sono degli adulti, sono sostanzialmente le mie coetanee, e ho parlato con delle persone che hanno rivisto la propria madre dopo 25 anni, per 25 anni non ho saputo se era viva o morta. È questo che mi ha colpito, questo nucleo qui, che è un nucleo, come dire, preciso, puntuale e contemporaneamente universale, perché se a me a 10 anni mi avessero detto che dovevo trasferirmi in un altro paese di cui non conoscevo la lingua, in cui non conoscevo nessuno, ma soprattutto senza mia madre, io non so se avrei voluto salvarmi. E quello che mi hanno raccontato questi ragazzi era che salvarsi, se non si salvavano le persone che amavano, per loro non aveva così tanto senso. Allora, partendo da questo nucleo, poi ovviamente io ho ricostruito tutta anche il contesto storico, che è la guerra in Bosnia, che è, Bajani l'ha definito in una recensione al mio libro, la guerra della nostra generazione. Non perché noi l'abbiamo fatta, anzi, noi siamo dei privilegiati a non aver conosciuto da vicino una guerra, ma perché è stato, come dire, comunicativamente, come il Vietnam, diciamo, negli Stati Uniti, cioè era una guerra vicina, vicinissima a noi, era stata forse la prima guerra mediatica, la guerra che si vedeva in televisione, e quindi si è visto tutto, si sapeva che c'erano i lager, si sapeva che c'erano gli stupri di massa, c'erano appunto profughi. Nonostante questo c'è stato un intervento sicuramente non efficace da parte dei paesi europei, dell'Unione Europea, che era molto acerba in quel periodo storico, e quando, come dire, è durata tantissimo tempo, e la sensazione di chi l'ha vissuta dei bosniaci è stata quella di una grande solitudine, cioè di essere stati lasciati da soli. Tant'è vero che questa guerra, come diceva prima Loredana, è una guerra rimossa. Tant'è vero che i mass media, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, o meglio quando Putin ha invaso l'Ucraina, dicevano questa è la prima guerra in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vuol dire che
quella guerra che ha portato genocidi tipo Srebrenica, che ha portato appunto torture di ogni tipo, morti bambini, separazioni, lacerazioni, perché la guerra questo è, separazione degli uomini che vanno al fronte dalle loro famiglie, separazione di genitori con figli, persone che muoiono, che si perdono, che si disperdono. Questo è la guerra. Ecco, vuol dire che questa cosa qui è stata completamente dimenticata. E mi chiedo oggi, dopo che ho passato, appunto, io ho letto questo articolo nel 2019, siamo nel 2023, quindi sono passati molti anni che io ho dedicato allo studio di questa guerra. Mi chiedo se questa rimozione dell'Europa non abbia a che fare anche con il senso di colpa dell'Europa nei confronti di questa guerra. Io volevo proprio soffermarmi sul concetto di colpa. Tu lo hai sottolineato di nuovo adesso, lo avevi accennato prima, perché il Vietnam era un conflitto in cui era anche ingenuamente, se credi, facile trovare le colpe. Ingenuamente, perché poi sappiamo che le cose sono sempre più complesse di come ce le rappresentiamo. Qui è tutto più sfumato. A me viene in mente Alex Langer, che tu hai citato in un bellissimo articolo recente sull'Europa, su che cosa significa Europa, su che cosa, sulla letteratura europea, se esiste, e poi magari lo vedremo. E Langer ha detto delle parole molto precise su Sarajevo, ma Langer è una persona che ha vissuto sulla sua pelle, sul suo corpo, ancora una volta, la conflittualità delle idee sulla guerra in Bosnia. Perché Langer, antico pacifista, antico non violento, aveva creato in una città dei Balcani proprio un movimento pacifista non violento che tentasse di resistere in un altro modo. Quella città venne bombardata, morirono la maggior parte dei ragazzi che avevano aderito a quel movimento. Langer ricevette un telegramma dal sindaco con poche e agghiaccianti parole: questi morti sono i tuoi. E lui cambiò idea. Era, se non ricordo male, maggio, e dopo pochissime settimane Alex Langer si impiccò a un albero di albicocco dicendo: continuate voi, continuate voi. Allora, la colpa del resto dell'Europa su quella guerra è qualche cosa che non è stata, secondo me, abbastanza raccontata. La bellezza del tuo romanzo è che tu riesci a ragionare sulle colpe pur raccontando le vite di 3-4 ragazzini, bambini prima, che colpe non ne hanno, si trovano in una situazione, però il concetto di colpa li accompagna. E questo, secondo me, è uno dei passi più potenti che possa fare chi scrive, cioè ragionare proprio sulla colpa. Com'è stato per te? Allora, diciamo che il tema della colpa è un po', negli assaggiatrici era evidente, però è sicuramente uno dei miei temi. Non ci avevo mai riflettuto sul tema della colpa e mi limitavo ad amare te, è la prima volta che lo faccio. Ma mi viene da pensare che a me interessa sempre, mi interessano tutti gli ambiti dell'umano, e di solito sono tutti, perché gli esseri umani sono complessi, in cui è proprio difficile capire le colpe dove stanno e le ragioni dove stanno. Non tanto nell'ambito della guerra, perché io credo che la guerra in Bosnia sia stata una guerra di aggressione e, come dire, i massimi storici di questa guerra così l'hanno definita. Poi è stata anche una guerra civile, una guerra etnica, però è stata una guerra di aggressione, una guerra di aggressione di uno Stato verso un altro. Però al di là di queste colpe è interessante come ci siano delle colpe che qualcuno si sente addosso pur essendo vittima. Langer, come dire, quello che tu hai appena raccontato è la dimostrazione di questo, ma penso alla colpa di chi si salva senza sapere se gli altri si salveranno. Alla colpa di chi vuole riscattarsi, di chi vuole in Italia avere un ruolo che non sia marginale, che non sia semplicemente quello del profugo, che non sia semplicemente quello di appartenere a una categoria anonima, che è quella dei profughi, come per noi può essere quella dei migranti, come può essere quella delle vittime di guerra, che sono tutte categorie anonime in cui ciascuno perde la propria individualità, e perdendo la propria individualità perde anche la propria dignità. Allora non c'è niente di male a voler stare meglio, non c'è niente di male a volersi salvare, eppure
oppure per chi sta meglio, per chi si salva, c'è un senso di colpa nei confronti di chi invece non ha avuto questa possibilità. Nel romanzo c'è un personaggio che è Danilo, che non è un orfano, che è uno dei ragazzini che parte pur avendo una famiglia e che si renderà conto dopo la guerra, quando si riunirà alla madre e alla sorella, che è accaduto qualcosa nella sua famiglia che lui non può capire perché non c'era. Cioè, le dinamiche della sua famiglia sono cambiate e lui non c'era, non l'ha capito, ha vissuto qualcosa di diverso, non ha potuto sapere cosa significava stare in un luogo dove, siccome faceva freddo e non c'era la corrente elettrica o il gas, per scaldarsi la gente bruciava pure le scarpe, bruciava le porte, bruciava i mobili, bruciava i libri, bruciava Tolstoi, non so, cioè non ha saputo cosa vuol dire avere le mestruazioni e non avere gli assorbenti perché non sono in circolazione. Cioè, la dignità anche del tuo corpo che si ammala e non ci sono farmaci e che si può morire addirittura di diarrea. Cioè, lui questo non l'ha vissuto e non sa come è intervenuto nelle dinamiche relazionali della sua famiglia, ma sa, vede che qualcosa è cambiato, in particolar modo in sua madre, e si sente in colpa di non saperlo, ma si sente anche escluso. Cioè, si sente anche che in qualche modo loro hanno cementificato un legame da cui lui è escluso. Però nello stesso tempo si sente anche sollevato di non averlo vissuto. E comunque lui ha vissuto qualcosa che loro non possono sapere. Loro non possono sapere cosa significa essere declassati. Lui apparteneva a una famiglia borghese, il padre era ingegnere, la madre era una giornalista di Oslobogenia, che era il quotidiano di Sarajevo, e è arrivato a vivere in un istituto come un orfano, di fatto, a vestire i vestiti della Caritas, ad avere lo stesso taglio, il taglio profugo bosniaco, così lo chiamavano i suoi compagni di classe, che avevano tutti i bambini dell'istituto delle suore in cui anche lui viveva, e a sentirsi diverso, a sentirsi di dover riscattare se stesso da quella categoria anonima e marginale che era quella dei profughi bosniaci. Quindi anche la sua famiglia non sa che cosa ha vissuto lui, e questo ha creato una lacerazione. A me interessa sempre questo, il modo in cui la storia con la S maiuscola, che diventa storia con la distanza del tempo, ma nel presente è la cronaca, diciamo, ed è la nostra realtà quotidiana. A me interessa appunto come interviene nella nostra realtà quotidiana, come interviene nella nostra intimità, nel nostro vissuto privato, come cambia il corso delle nostre relazioni, il corso addirittura dei nostri sentimenti. Questo è quello che mi interessa raccontare. Eh sì, e questo infatti sì, l'applauso ci sta. Questo è un punto chiave, ma io direi di tutta la tua poetica. Cioè, cercare di capire come funzioniamo, che cosa succede in noi quando c'è uno strappo, le contraddizioni che si aprono in questo strappo. Tu hai parlato di una madre, ma questo è anche un potentissimo romanzo di maternità strappata via, in tanti modi, perché Omar, Nadia, Danilo vivono in modi diversi questa lontananza, questa separazione temporanea o definitiva dalle madri. Ed è un romanzo sull'essere figli anche, e infine è un romanzo sui modi in cui si può essere madri, che non sono sempre i modi perfetti, accudenti, granitici, nello stereotipo a cui siamo abituati. Ci sono infinite sfumature nella maternità e tu le cogli. Parliamo di questo. Sì, anche questo è una scoperta che io ho fatto scrivendo il libro, perché poi io, quando decido di scrivere una storia, non so perché voglio scrivere proprio quella storia, non so neanche quale sarà la storia, nel senso, io parto dal fatto che dei bambini nel 92 partono da Sarajevo e vengono in Italia, e questo non costituisce una storia di per sé, è eventualmente un innesco narrativo di qualcosa che dovrà avvenire, ma che io non so finché non la scrivo. Cioè, mi affido con una forma di fede, con la fiducia del devoto al fatto che potrà svilupparsi una storia da questo innesco, e io devo stare in ascolto per provare a seguirla. Allora, mentre scrivo questo romanzo, a un certo punto mi sono resa conto che era un romanzo
era fortemente un romanzo sulla maternità, sul rapporto fra madri e figli, in cui avevo bisogno, non l'ho deciso, ma a posteriori, come dire, da chi legge il libro dopo che l'ha scritto, mi sono resa conto che avevo bisogno proprio di smantellare questa retorica della maternità che un po' ci ha imposta, della maternità che deve essere sempre univoca, che va in una sola direzione e che è quella della sostanzialmente della madre coraggio, che difenderà il figlio da qualunque, non perché queste madri non siano delle madri che come dire, non sono delle madri che tutte quante allontanano i figli, alcune sì, perché appunto questi figli sono abbandonati in orfanotrofio, però non è una cosa che riguarda tutte quante le madri. Io però non ce la faccio, veramente, me lo sento, no, proprio nell'orecchio. C'è un problema di microfoni, ma io... Per... Lei non si sentiva, allora stavamo facendo... Sì, però effettivamente sì, perché lei stava parlando, quindi chiedo venia per chi non sente la mia voce, urlerò, però... Provo adesso, sì. Sì, adesso sento anch'io diverso. Okay. Dicevo, allora, riprovo a concentrarmi perché era veramente difficile prima, per me c'è un moscerino qua. Il tema della maternità è stato un tema per me negli ultimi anni, perché è stato un tema della mia vita privata, cioè posso essere una madre o no? Ho il diritto di fare la madre oppure no? E lo so che la maggioranza delle persone non si pongono la domanda in termini di diritto, cioè è dato per scontato che tutti quanti a un certo punto faranno dei figli. Nel mio caso non è stato così, cioè io siccome sento che quella della maternità, della genitorialità è una responsabilità molto grande, perché non è solo la responsabilità di un essere vivente che dipende da te per moltissimo tempo e che devi tentare in tutti i modi di crescere come il miglior cittadino possibile e ti devi preoccupare per sempre della sua felicità e purtroppo non puoi controllare l'universo perché lui sia felice, e già questo per me è una responsabilità enorme, ma è proprio la responsabilità di mettere al mondo un altro essere umano che, come tutti gli esseri umani, morirà, perché questo è il destino della vita di ciascun essere umano. E allora mi sono interrogata molto su questo e mi sono probabilmente interrogata, senza saperlo, scrivendo questo libro, su cosa sono stata io come figlia e su quali potrebbero essere forme di maternità. Esiste nel mondo la possibilità di fare figli e di non tenerli, di lasciarli appunto in orfanotrofio? Esiste la possibilità invece di separarsi da questi figli per il loro bene, come fa la madre di Danilo? E Danilo lo sa che sua madre l'ha fatto per il suo bene, ma nello stesso tempo gli rimane una specie di tarlo in testa, come a dire: mia madre ha potuto separarsi da me. E in ogni caso la condizione della separazione è necessaria per la vita stessa, non soltanto perché per crescere, per diventare adulti, bisogna per forza separarsi dalle madri e dai genitori, ma perché proprio la nascita è una separazione dalla madre. Venire al mondo, essere vivi, significa strapparsi al corpo delle madri. Quindi la prima esperienza di vita che noi facciamo è questo traumatico strappo. E ho la sensazione che in ogni relazione che abbiamo nella nostra vita, in qualche modo inconsciamente cerchiamo di ricucire quella ferita iniziale, di riproporre quella fusione che è ovviamente impossibile da ritrovare. Allora, probabilmente ho ragionato su tutto questo narrativamente, perché la fortuna della narrativa, della letteratura, di costruire storie è questa, che tu non sai di pensare delle cose prima che la storia che stai raccontando te le proponga, cioè è la storia che stai raccontando che le genera. In questo senso c'è quell'elemento di fiducia, di fede che vi dicevo prima, cioè è proprio fidarsi del fatto che tu stai lì, non sai perché, stai esplorando qualcosa che ti sembra apparentemente lontano da te, come dei bambini profughi bosniaci. Io non sono bosniaca, non sono stata profuga, perché lì sento qualcosa che mi riguarda? Cosa c'è lì che devo esplorare del mondo e di me stessa attraverso una storia di invenzione che però parte dalla realtà? Cioè è tutto questo
cortocircuito che in realtà poi diventa significante a, secondo me, determinare la magia della letteratura, a far capire a me, per esempio, quanto questo tema della maternità fosse importante e ad aiutarmi a smontare anche tutta la retorica della madre perfetta, tutta la retorica del, anche se vogliamo, la retorica della vita come dono, che non è che questo significa che la vita non abbia valore. Ieri è uscito una intervista meravigliosa di Michela Murgia sul Corriere della Sera, che immagino tutti abbiate letto. Io penso che sia un testo letterario, cioè penso che difficilmente ho letto interviste che riuscivano a proprio ad essere la summa del pensiero politico, culturale, relazionale di un autore, di un'autrice in questo caso, con tanta precisione, ma in un'intervista che le ha fatto un altro. Quindi io lo trovo veramente un testo letterario, e lì secondo me quanto la vita abbia valore viene fuori, ma viene fuori a partire anche da una totale assenza di retorica sul modo in cui si parla della vita. Cioè viene fuori anche da una persona che dice voglio poter scegliere a un certo punto, ha il coraggio politico di dire voglio poter scegliere, ma il libro con cui ha vinto il premio Campiello dimostrava già qual era la sua posizione. Ecco, io trovo che questo tipo di ragionamenti siano quelli che restituiscono dignità all'umano, dove non c'è nessuna forma di imposizione all'altro rispetto a quello che si deve essere, che bisogna essere, ma c'è invece ogni volta una grande come dire, empatia e pietas per la fragilità che qualunque essere umano è, e che Michela Murgia in quella intervista racconta addirittura con il grandissimo coraggio di partire da sé. Ecco, credo che la letteratura debba fare questo, cioè smontare ogni volta la retorica stereotipica che ci ingabbia sulle cose, che non ci permette di essere liberi e che spesso ci toglie dignità, e invece restituirla attraverso proprio la valutazione, la consapevolezza che gli altri sono fragili tanto quanto noi e che per questo si meritano rispetto per la loro fragilità. Guarda, mi collego a quello che ha appena detto. Sì, quell'intervista di Michela Murgia è un'intervista straordinaria, coraggiosa, vera, anche perché hai la forza letteraria, come hai detto giustamente tu, di parlare degli strappi. Torno ancora su questo punto, perché questo è uno dei grandi compiti anche della letteratura: aiutarci, ma non soltanto narrando i nostri, è vero, è importante e si fa, ma cercando di renderli universali, gli strappi di cui tutti siamo fatti. È uno strano momento questo, sociale e non solo, no Rosella? Cioè in cui noi abbiamo quasi paura a esibirli questi strappi, paura a indagarli, come se volessimo un mondo levigato, e noi non siamo creature storte, imperfette, piene di ferite, e queste ferite vanno indagate, vanno narrate. Questo libro in particolare è quello che ci restituisce, come tu hai detto, quali sono gli effetti della storia. A me ha ricordato Svetlana Alexievich, no? Quello è il suo sguardo, quello è il suo procedimento, andare a raccontare qual è stato l'effetto, penso a Chernobyl per esempio, sulle vite delle singole persone. Lei ha continuato a farlo. Mi sembra che sia un po' questo che ti muove, capire quali sono gli strappi. E aggiungo, perché c'è un'altra caratteristica che è della tua opera, che si ritrova in Nada, in Omar, in Danilo, è capire come questi strappi si riflettono nel nostro corpo, nella nostra fisicità. In Nada è soltanto una mancanza, la mancanza di un dito della mano, che noi apprendiamo subito appena la conosciamo, ma già fa sì che all'interno di quell'orfanotrofio, in quella guerra, ci sia una sorta di separazione fra questa bambina imperfetta, appunto, non intera, e gli altri. E per Omar sarà più avanti, ancora una volta il cibo è un elemento chiave, perché quando arriverà in Italia dalle suore, Omar mangerà soltanto seduto su un albero e si rifiuterà di toccare cibo, come gli altri, seduto a una tavola, e sarà una suora molto in gamba e intelligente a capire che l'unico modo era accovacciarsi sotto quest'albero e porgergli
quel po' di cibo che ho barbanda giù. Parliamo di questo, proprio del rapporto tra strappo e fisicità. Allora, intanto ti ringrazio per aver nominato Alexievich, perché per esempio Gli ultimi testimoni, che è uno dei libri di Svetlana Alexievich, è stato uno dei libri che mi hanno accompagnato nella scrittura del mio romanzo, perché racconta appunto la guerra nell'infanzia. Io sento che mi muovano esattamente le stesse cose che muovono Alexievich, anche se poi arriviamo a delle forme letterarie molto diverse, perché io tento di costruire il romanzo quasi in senso ottocentesco, no? Cioè, come dire, cioè, senza nessuna forma di paragone, però prendo come modello Tolstoi, ecco, senza arrivarci neanche lontanamente, non vorrei che nessuno pensasse, però non mi interessa in questo momento l'idea di smontare. Io poi non credo a tutti quelli che dicono ha smontato il romanzo, ha cambiato l'esito del romanzo. Dopo che è esistito Joyce, Virginia Woolf, il nouveau roman francese, a me sembra che sia già stato fatto veramente tutto rispetto a smontare il romanzo. Cioè, l'Ulisse di Joyce è la cosa che più lo smonta, quindi non, mi sembra invece proprio più interessante provare a trasferire una gabbia classica nella contemporaneità e provare a rivisitarla. Per me, per esempio, nella mia ricerca letteraria questo è l'interesse. Comunque, al di là di questo, Alexievich mi sembra mossa dalla stessa idea, cioè dal vedere come la storia con la S maiuscola viene vissuta dalle persone che la storia la fanno senza scriverla, senza essere poi nominate sui libri di storia, ma sono quelle le persone che la storia la compongono letteralmente. E poi mi ha colpito molto adesso non mi ricordo in quale libro o se nel discorso del Nobel, che Svetlana Alexievich a un certo punto dice: le persone mi sembra che parlino di cose, parlano sempre tantissimo della guerra, ma non parlano di cose più importanti come l'amore. E uno dice: ma come, tu hai scritto su Chernobyl, sulla guerra? E invece in realtà lei dice: a me le donne, quando ero piccola, mi hanno mostrato davvero che cos'è l'amore, perché dicevano: se mi ritorna dalla guerra, anche malconcio, se mi ritorna senza una gamba, io me lo tengo lo stesso, purché mi ritorni. E quindi è come dire: a me interessa comunque come tutto questo si riverbera nelle relazioni fra gli esseri umani, ed è esattamente la stessa cosa che interessa a me. Rispetto al trauma e a come il trauma abbia conseguenze nel corpo, questo è una... anche questa è una costante della mia scrittura, perché io penso che noi possiamo raccontare le persone praticamente soprattutto attraverso i loro corpi, perché noi siamo soprattutto i nostri corpi. Questa scissione fra corpo e mente, anche questa io la trovo un luogo comune, è quello che Damasio chiamava l'errore di Cartesio, no? La separazione fra la res cogitans e la res extensa. In realtà noi siamo corpo, anche la nostra mente è corpo, e le nostre emozioni sono corpo, ma soprattutto sono determinate dagli stati del corpo e si riverberano sui nostri corpi. Allora, raccontare gli esseri umani significa raccontare i loro corpi, perché il problema dell'essere umano è proprio questo di essere un corpo, cioè qualcosa che a un certo punto si spegne, qualcosa che va a decomporsi, qualcosa di fragile che si rovina. Tant'è vero che la grandezza della religione cattolica, che non è la mia religione perché io sono agnostica, ma se la guardo dall'esterno penso che la sua grandezza sia proprio nel fatto che a un certo punto Dio si fa corpo per capire che cos'è l'umano, che cos'è quella fragilità dell'umano. E quella fragilità dell'umano è che può subire sevizie, che può essere frustato, che può essere trafitto con dei chiodi su una croce, che può quindi morire. Poi, siccome lui è Dio, risuscita, e la differenza è che invece noi restiamo umani e non risuscitiamo. Però, come dire, parlare dell'umano
significa parlare del corpo, lo insegna anche la religione cattolica. Essere umani significa essere corpi, cioè essere qualcosa che muore, che finisce. Allora, raccontare questi personaggi e la loro esperienza non può che passare dai loro corpi, dal corpo di Omar, che è un corpo piccolo, che è il corpo di un bambino magro, mingherlino, bassino. Omar è il personaggio più debole del romanzo, perché lui lo strappo come prima dimensione dell'esistenza proprio non lo concepisce. Lui vuole stare nel ventre, lui non si vuole separare da sua madre, ma se stai nel ventre non sei vivo, non sei nato, è come se non fosse ancora nato Omar. La sua fisicità in qualche modo diventa correlativo oggettivo anche della sua emotività. Lui è inappetente da quando sua madre viene strappata a lui da una granata, quindi c'è lo strappo ma non è quello della nascita, appunto. E quando starà in Italia non riuscirà a stare con gli altri, non vuole stare con gli altri. Si rifugia sopra un albero come Cosimo Piovasco di Rondò del Barone Rampante di Calvino, e a un certo punto però c'è una suora che in qualche modo diventa una figura materna. Questo anche per ribadire, no, quello che dicevamo prima sullo smontare la retorica di che cos'è una madre. Le suore dentro questo libro hanno una funzione ovviamente a loro modo materna. Mi ha colpito a un gruppo di lettura una signora che a un certo punto ha alzato la mano e ha detto: ma in questo libro non c'è una madre normale. E io ho detto: signora, ma che cos'è una madre normale? Chi riuscirebbe a definire che cos'è una madre normale senza fare un'opera di costrizione nei confronti del ruolo della maternità e della genitorialità? E proprio questo, e sono contenta che non ci sia una madre normale secondo lei, perché io non credo che ci sia nessuno che è normale. Gli esseri umani, cosa vuol dire essere normali? Visto che poi la normalità è qualcosa che cambia a seconda dell'epoca, quindi dell'epoca storica, della geografia, della cultura, del sistema politico. Che cos'era normale durante il fascismo? Segnalare chi erano gli ebrei dove erano nascosti, questo è normale dell'umanità? Che cos'è normale? Non esiste normale in natura, non so come dire. Quindi sono felice che non ci sia una madre normale, e sono invece contenta, cioè volevo che in questo libro ci fossero tutte delle madri che invece in realtà mi sembrano normali, perché mi assomigliano molto alle madri che conosco, a partire dalla mia. Però insomma, tutte delle madri un po' scomposte, un po' che fanno quello che possono, come possono, che non riescono a essere all'altezza dello stereotipo altissimo e irraggiungibile che è stato imposto alla maternità, e che ci siano delle madri che non sono madri ma che riescono a fare da madri, come questa suora che viene chiamata Suor Tormento, perché Omar dice: ma no, mi dà il tormento questa. Ecco, questa suora riesce a trovare un modo per far mangiare Omar mentre è lì sull'albero, e fa quello che farebbe una madre. Nada ha anche lei un correlativo oggettivo della sua fisico, diciamo così, nel corpo, della sua condizione d'animo, che è appunto la mancanza di questo dito che è un anulare. E l'anulare ovviamente è il dito della fede, nel senso della fede nuziale, ed è come dire: io non sono destinata a sposarmi, io non potrò mai trovare un amore che è quell'amore che nella società è considerato l'amore più importante, più alto, che è quello che porta al matrimonio. Perché io non me lo merito questo amore? Perché Nada è una bambina rifiutata, non è stata solo lasciata in orfanotrofio dalla madre. Lei questa madre non la vuole proprio, la madre non vuole rivederla mai, non vorrà mai rivederla. E quindi lei ha proprio l'idea di essere uno scarto. Però il dito della fede, per fede io intendo anche fiducia, fiducia nell'altro. E se penso al fatto che Nada in questo romanzo, pur vergognandosi della propria mimomazione, pur mettendosi le felpe con le maniche abbastanza lunghe perché possano nascondere questa mimomazione,
invece la sua mano, con la sua mano prende quella di Omar, o la sua mano la lascia nella mano di Danilo quando sono sul pullman e salgono i cetnici e lei ha paura e si fa proteggere da questa stretta, penso che in realtà ci sono delle persone con cui lei smette di vergognarsi di quello che è, e in fondo l'amicizia, l'amore non sono altro che questo, l'abbiamo sperimentato tutti nella nostra vita, cioè pensare che esistono le persone che possono accettarci anche in tutta la nostra vulnerabilità, anche quella come dire, più vergognosa, meno presentabile, se ci accettano anche in questo e se noi accettiamo di lasciarci proteggere, perché attenzione, il problema dell'amore non è soltanto darlo, è anche riceverlo, saperlo ricevere, accettare di riceverlo. Omar si troverà con una madre affidataria, ecco di nuovo, una madre che non è madre biologica ma che può essere madre, che farà di tutto, del suo meglio per accogliere questo bambino nella sua famiglia, lui e suo fratello Sen. Sen riuscirà a stare con una famiglia nuova, italiana, riuscirà a ricevere questo amore. Omar non ce la fa, perché per due motivi. Uno, perché lui non può tradire sua madre, cioè accettare che esista un'altra madre significa tradire la madre che lui non sa se è viva o morta a Sarajevo, e lui questo non può accettarlo, non riesce a farlo, è un, io lo definisco sempre un integralista, un estremista dei sentimenti. Dall'altra parte, perché per chi ha subito un trauma molto forte non è così facile ricevere l'amore, è difficile, è un lavoro, è una cosa che passa per moltissimi altri sentimenti che hanno a che fare con la paura, con il senso di essere appunto uno scarto, appunto anche proprio con l'incapacità di riconoscere che cos'è il bene che ti viene dato, di riconoscere il bene. E poi c'è quel senso di umiliazione, di vergogna che prova chi appunto arriva in un luogo in una posizione di inferiorità. C'è questo meraviglioso testo di Hannah Arendt del 43 che si intitola Noi rifugiati, che io ho letto dopo aver finito di scrivere Mi limitava ad amare te, e che mi ha spiegato secondo me un po' che cosa prova Omar, perché in questo testo Hannah Arendt dice una cosa che sembra assolutamente controintuitiva. Lei dice: se ci aiutano ci sentiamo degradati. Quindi dice: ma come degradati se ricevi aiuto? Perché appunto quella posizione di inferiorità è comunque difficile da accettare, tanto che è difficile accettare il bene, l'aiuto. E lei dice: ci battiamo furiosamente per avere un destino individuale con un'esistenza privata, e cioè per uscire dalla categoria di rifugiati, di profughi, di migranti, di vittime di guerra, per essere io, semplicemente io, irripetibile, irriducibile, con la mia storia privata e singola, e non semplicemente un caso fra tanti. Allora io ti faccio un'ultima domanda, poi ci saranno le domande di chi ci sta ascoltando. Mi hai fatto tornare in mente un meraviglioso testo teatrale di Strindberg che è Sogno, laddove è un testo dove in questo caso non è il figlio del Dio a scendere sulla terra, ma la figlia del Dio, la figlia di Indra, che scende per capire come sono gli uomini. E la prima cosa che fa scendendo dal cielo più alto al cielo più basso è rendersi conto che si respira male sulla terra, dice, e dirà molto spesso: soffoco, padre. Ora, ecco, questo però senso di soffocamento che è la difficoltà degli umani, tu lo riporti, e riporti anche le gioie, ovviamente, perché ci sono anche le gioie piccole, grandi in questa storia, i desideri, gli amori, le ambizioni artistiche. L'ultima domanda è la domanda che ciclicamente ritorna in corsivo in questo romanzo: per chi scrivo io? Per chi scrivi tu? Questa domanda ovviamente nel romanzo è, a un certo punto si scoprirà chi è che la pone, perché nel romanzo ci sono dei corsivi che sono delle pagine diverse, dalla, diciamo extradiegetiche, cioè non sono dentro la storia, sono fuori dalla storia, e che mi servivano per raccontare la guerra in tutta la sua atrocità.
Nessuna delle cose scritte in questi corsivi è inventata. Tutte quelle cose atroci che sono scritte sono autentiche. E siccome i bambini vanno via da Sarajevo e quindi non possono conoscere la guerra, e siccome noi siamo nel punto di vista dei bambini, cioè il romanzo è raccontato tutto attraverso gli occhi di questi bambini, quindi noi sappiamo, capiamo, percepiamo, conosciamo solo quello che percepiscono, conoscono, vedono loro, è chiaro che la guerra non poteva essere raccontata da loro, ma io avevo bisogno che ci fosse, perché mi sembrava meno onesto un romanzo il cui innesco narrativo era la guerra in Bosnia che non raccontasse l'atrocità di quella guerra che era stata peraltro rimossa. Allora, in questi corsivi a un certo punto la voce che li scrive si chiede: per chi le scrivo queste pagine io? Perché queste pagine non sono pagine di cronaca, non sono reportage, sono frammenti, sono allucinazioni, sono qualcosa che assomiglia a un coro greco, sono qualcosa che probabilmente nell'immaginario di chi le sta scrivendo si avvicinano alla letteratura. Allora la domanda è: perché la facciamo questa letteratura? Perché io che nel 2014 ho deciso di scrivere La Saggiatrici, che era ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, che aveva a che fare con il regime nazista, che era diciamo una delle cose più atroci della storia degli esseri umani, e dopo sono andata a finire invece in questa guerra che è stata una guerra crudelissima. Perché sono quasi 10 anni che sto dentro la dimensione del male che l'uomo può compiere. Poi è vero che oppongo a questa dimensione del male la dimensione della vitalità, della pulsione vitale di Rosa Sauer, che può innamorarsi pure in quella condizione, che può sentire il proprio desiderio, e quel desiderio in fondo è una rivendicazione di esistenza, è una dimensione quasi politica, perché è proprio la rivendicazione della propria umanità dentro la costrizione di un regime che ti vuole funzione di qualcosa e non essere umano. È vero che ci sono questi ragazzini che crescono nonostante tutto, e i ragazzini sono quelli che prendono una macchina sventrata dalle bombe e la usano come una slitta sulla neve e diventa una giostra, e ridono e fanno collezione di proiettili, cioè quindi diventa gioco anche la guerra, e si innamorano e flirtano e si inventano e millantano come tutti i maschi di 14 anni, 15 anni, millantano cose che fanno con le ragazze che poi invece non fanno, e spiano, cioè, e hanno sogni, e hanno desideri. Quindi esiste l'opposizione a questo, ma è l'opposizione, diciamo, proprio filosofica di Camus. Vi ricordate, Camus diceva: l'unico discorso filosofico che vale davvero la pena, cioè il più importante, è la questione del suicidio. Cioè, se non esiste senso all'origine dell'esistenza, allora cosa campiamo a fare? Cioè, perché non ci ammazziamo tutti? E Camus non risponde: sì, dobbiamo ammazzarci tutti. Camus a un certo punto dice: ma esiste il corpo? Ritorniamo al corpo. Cioè, il corpo, adesso io ovviamente ve la sto dicendo in maniera molto narrativa e meno filosofica, però il senso è: il corpo esiste prima di noi, prima che noi abbiamo coscienza di esistere anche come io, prima del nostro pensiero. Noi siamo corpo, e per fortuna il corpo precedendoci ci sovrasta, c'è un piacere del corpo, c'è una pulsione vitalistica del corpo che in qualche modo rende indispensabile all'esistente di esistere. Cioè, il bagno nel mare è una cosa che provoca piacere e che dà in qualche modo senso alle nostre esistenze. Allora, e per chi le scrivo queste pagine io, Rosella Postorino? Per lo stesso motivo per cui le scriveva Camus, probabilmente, perché non riesco ad accettare che la morte esista, non la morte mia, perché vede, la mia sono molto epicurea in questo: se io sono morta non ci sono, e quindi mica lo so che sono morta, non ci posso soffrire, cioè, e quindi è risolto il problema. Ma il problema è che gli altri possono morire intorno a noi, che vuol dire che la vita
ha a che fare anche con la possibilità della perdita, ha a che fare con il dolore. Mettere al mondo qualcuno significa mettere al mondo qualcuno che avrà a che fare con il dolore e sapere di non poter lenirlo fino in fondo, di non poterlo salvaguardare da questo dolore fino in fondo. Avere a che fare con l'amore, con le persone di cui ci innamoriamo, significa sapere che non potremo aggiustare le loro vite se non si aggiusteranno da sole. E questo senso di impotenza è molto grande per gli esseri umani e l'esistenza. E tuttavia continuiamo a innamorarci, continuiamo a fare figli, continuiamo ad avere voglia di andare a teatro, di farci il bagno del mare, di mangiare il ciauscolo. Cioè è questa contraddizione dell'esistenza che per me è interessante, e probabilmente io scrivo queste pagine, scrivo i miei libri perché non voglio... non è che voglio venirne a capo, perché so che non potrò venirne a capo. Anche questa è la grandezza della letteratura, che sa che non ne verrà a capo di queste domande, ma non può che continuare a farsele, perché non voglio arrendermi, non voglio essere sovrastata, voglio trovarlo io il senso, se all'origine non c'è. E il senso è che comunque io ho continuato a interrogarmi, e in questo interrogativo che parte da me, che è una cosa mia, ma nel momento in cui diventa un romanzo arriva agli altri, io ho stabilito una forma di comunione con gli altri, che in qualche modo ha sovrastato quella marcescibilità del mio corpo, che è quello che io non del mio corpo e di quello degli altri, che è quello che io non riesco a accettare, e quindi è una forma di opposizione alla morte. Non credo che ci sia altro. Come diceva Orson Welles, moriremo tutti, è vero, ma continuiamo a cantare. È così. Esatto. Ci sono domande per Rosella Postorino? Siate coraggiosi, per favore. Ce n'è una laggiù. Ciao, salve. Allora, senti, una domanda che può sembrare banale. Io sono sempre incuriosita dai titoli dei libri. E questo titolo mi ha colpito, è molto bello. Anche qua potrebbe sembrare banale il significato, però volevo capire invece per te com'è nato e qual è il significato che gli hai dato tu. Grazie, no, grazie per la domanda, perché non è banale per niente, perché questo titolo viene da una poesia di Zed Sarajlić, che è un poeta bosniaco di Sarajevo, che è rimasto a Sarajevo durante l'assedio. E la poesia si intitola Cerco la strada per il mio nome, e veramente c'è Zed Sarajlić che sta cercando la strada che gli dovranno intitolare quando lui sarà morto. Lui dice: io però non ho fatto niente di straordinario, no? Non mi merito una strada grande, cioè alla fine io cosa ho fatto? Mi merito una strada piccolina, perché cosa facevo io mentre durava la storia? Mi limitavo ad amare te. Allora, questa frase, che poi questi due versi che sono citati nel libro, io li ho trovati molto commoventi quando ho letto questa poesia, perché ovviamente per scrivere questo libro io mi sono immersa anche nella cultura e quindi anche nella letteratura della ex Jugoslavia, e ho scoperto questo poeta che mi piace molto, che non conoscevo prima. Perché mi hanno commosso? Perché mi sembra che questi versi raccontino esattamente quello che fanno non solo i personaggi di questo libro, ma i personaggi di tutti i miei libri, perché in fondo è quello che facciamo noi esseri umani. Cioè, come dicevo prima, la maggioranza delle persone la storia la subisce, la fa subendola, la fa senza diventare protagonista, senza diventare protagonista delle pagine dei libri di storia. Però appunto è dentro la storia, e quando la storia con la S maiuscola, cioè quando le tragedie collettive intervengono nella nostra esistenza cambiandola, come dicevamo prima, spezzando il corso delle nostre esistenze, cambiando il corso dei nostri sentimenti, tutto quello che noi possiamo fare appunto è aggrapparci a questi sentimenti, è aggrapparci alle relazioni che il destino ci ha concesso di avere. Cioè continuare ad amare sostanzialmente, sperando ovviamente di essere amati. Allora mi sembra che
tutti gli esseri umani non facciano che questo, limitarsi ad amare anche quando la storia con l'S maiuscola, che è la guerra, che è la pandemia, che sono gli attentati terroristici, che sono tutte le tragedie che possiamo immaginare più recenti, intervengono sulla loro esistenza. Ed è per questo che ho deciso di intitolare così il romanzo, che per molti anni, cioè dal 2019 sostanzialmente all'autunno del 2022, non ha avuto titolo, ha avuto titoli di lavoro come Figli, perché appunto un romanzo, come si diceva prima, che parla della condizione dell'essere figli, che poi è la condizione dell'umano, perché tutti noi nascendo siamo figli, poi possiamo diventare madri, padri, zii, mariti, mogli, ma figli siamo per forza. Quindi parlare di figli significa raccontare quell'inconveniente che è essere nati, come lo chiamava Emil Cioran. Ho deciso di chiamarlo così appunto nell'autunno del 2022, perché quello che fanno Nada, Danilo e Omar, che sono tre creature sole, tre creature indifese, perché sono tre bambini senza nessuno che li protegga, è aggrapparsi l'uno all'altro, cioè instaurano fra di loro un legame che noi nel romanzo seguiamo per quasi 20 anni, perché letteralmente li vediamo crescere, e che diventa, per quanto sia un legame tormentato, come sono tutti i legami più importanti della nostra vita, perché anche questo immagino che anche voi facciate esperienza di questo nella vostra esistenza, tanto più un legame è importante, tanto più è complesso, è difficile da districare, però in questo legame loro trovano veramente una risorsa proprio di sopravvivenza per le loro vite. Io ti ringrazio per la tua passione così lucida e devo dire che io sono molto emozionata, e questa cosa mi succede sempre, mi batte proprio il cuore quando qualcuno mi racconta una storia. Tu parlavi di Michela Muggia. Michela Muggia ci ha fatto un grande dono, perché ci ha raccontato anche della sua malattia, ci ha raccontato della sua morte. Non a caso Hannah Arendt dice una cosa, che dopo l'orrore quello che possiamo fare sono i narratemi, cioè raccontare la maniera con cui noi viviamo. C'è una cosa che mi impressiona sempre, è un testo ebraico, Sefer al-Zohar, dice che quando Dio creò il mondo lesse il libro, cioè, ed è una cosa bellissima, vale a dire che anche Dio ha bisogno di leggere un libro dove c'è una storia, perché la capacità delle storie, come dici tu, non è solo riparatoria, ma un po' come hai fatto, quella di mettere al mondo il mondo, cioè tu per noi hai messo al mondo una storia di cui io non sapevo assolutamente nulla e che in qualche modo adesso è anche la mia storia. Forse questo è il motivo per cui tu scrivi libri e tu racconti. Sì, l'hai detto così bene che vorrei non aggiungere niente, ma solo farti fare un applauso. Mettere al mondo il mondo è veramente la definizione perfetta di narrazione, di letteratura, probabilmente. Mi piace moltissimo, non so se è tua o è di qualcun altro, però è esattamente così. Forse un'altra domanda, per non rubare troppo tempo anche al firmacopie, però una ancora forse possiamo? Non c'è? E allora firma copie sia.